E rispetto a questo bilancio di assestamento c'è appunto un aspetto di fondo che lo caratterizza, con una forza quasi invadente direi, ed è la generosità del Partito Democratico. Generosità che si manifesta in tutta la sua benevolenza, qui e ad ogni livello, nelle modifiche per esempio apportate alla legislazione sulle fiere e allo statuto della Fiera di Bologna. Finalmente ce l'avete fatta, vi siete generosamente liberati dei cosiddetti poteri speciali, su quello che dovrebbe essere considerato dagli enti pubblici un asset fondamentale, con implicazioni strategiche su tutta l'economia regionale, ma che per voi sembra sempre essere stato un problema e un peso di cui sbarazzarvi. E così, con generose concessioni ai privati, avete rinunciato nei fatti, oltre al diritto di nominare il presidente di Bologna Fiere, e non lo diciamo a nessuno che per la Fiera di Firenze il presidente è nominato addirittura dal Consiglio regionale, evidentemente quella è zona franca, e il diritto comunitario lì non esiste, ma anche a prerogative rispetto alla gestione di quello che dovrebbe essere un bene comune da tutelare e salvaguardare, la nostra fiera appunto e i suoi lavoratori. Sarebbe stato forse opportuno far presente ai privati che magari stavano esagerando un po' nelle richieste, ma effettivamente dopo tante nomine disastrose, con quale credibilità potevate farlo? Meglio rinunciare direttamente ad ogni pretesa, ma rimanere con la bandierina della maggioranza delle quote da sventolare. E l'amaro ricordo di mirabolanti dichiarazioni di un sindaco, diciamo così, un po' confuso, e vogliamo essere generosi anche noi nei giudizi, che appena qualche mese fa blaterava di scelta a maggioranza semplice e dichiarava che dopo il 31 marzo avremo un quadro preciso di quanti hanno sottoscritto le quote e a quel punto si metterà mano allo statuto e chi ha la maggioranza nominerà il presidente. Parole e amari ricordi, appunto. Non si dica però che il Partito Democratico non è un partito dal cuore grande. Grande come quel 15% di utili che, grazie alle modifiche statutarie che vi siete votati in completa solitudine in Consiglio Comunale a Bologna, i privati da oggi non saranno più obbligati a reinvestire nello sviluppo della fiera stessa, ma si sommeranno al resto degli utili da intascare. E per blindare questa decisione avete pensato che fosse cosa buona, giusta e generosa approvare questa modifica statutaria prima della revisione odierna della legge regionale sulle fiere, così da non doverci più tornare sopra, almeno per un po'. Modifica che presupponeva da statuto regionale perlomeno un'informativa, informativa che è arrivata con fatica addirittura un giorno prima rispetto al voto in commissione degli articoli inerenti alle fiere regionali, perché la grandezza d'animo del partito nel cercare di evitare il più possibile di disturbare il manovratore alle volte non ha davvero limiti. Non si affermi poi che il Partito Democratico non è un partito altruista. Altruista come lo è inserire nello statuto l'equilibrio di genere all'interno del Consiglio di amministrazione della Fiera di Bologna, per poi infilarci giustamente dentro la moglie del capogruppo del PD in comune, che quello statuto lo ha, immaginiamo con quanta generosità d'animo e convinzione di merito soprattutto, naturalmente e fermamente votato. Ed è la dimostrazione che le politiche del lavoro del PD, se applicate con criterio e alle persone giuste, danno i risultati sperati. Peccato che la signora in questione sia pure pensionata e quel ruolo probabilmente non lo possa nemmeno ricoprire. Naturalmente noi i nostri emendamenti li abbiamo ripresentati, conosciamo la generosità del PD nel bocciarli tutti. Ma quando si tratta poi di distribuire soldi pubblici, la generosità del PD non è mai per caso e alle volte, come in questa, si fa davvero sconfinata. Per chi non lo sa, a Bologna, in quella che l'UNESCO ha definito la città creativa della musica, abbiamo un conservatorio di musica, appunto, che è situato in un antico e bellissimo edificio che ha un solo e piccolissimo difetto: non è accessibile ai disabili. Se voi avrete mai l'occasione di andarla a vedere, vi accorgerete subito che per accedere alle aule superiori dove si svolgono le lezioni, vi imbatterete per forza in uno scalone antico, bellissimo, che però rappresenta un ostacolo per i disabili. E per colpa di questo ostacolo permanente si sta di fatto negando un diritto, che è il diritto allo studio, e il diritto di poter frequentare queste lezioni, e si sta negando anche il diritto all'accesso, perché all'interno di questo edificio si svolgono anche di tanto in tanto degli eventi e i portatori di disabilità non possono accedervi. E perché questo edificio non viene messo a norma? Non viene messo a norma perché molto banalmente mancano i fondi. Ed ecco qui che entra in campo la generosa ragionevolezza del Partito Democratico. Mancano i soldi per garantire un diritto sacrosanto e quindi l'assessorato che cosa fa? Interviene con uno stanziamento che il relatore di maggioranza ha accuratamente evitato di citare. E con un emendamento dell'ultima ora, la generosa assessora Petitti, neoeletta responsabile nazionale del PD per la pubblica amministrazione,
decide di destinare 1,5 milioni di euro che spuntano miracolosamente dal bilancio in 3 comode annualità alla Fondazione Bolognese per le Scienze Religiose Papa Giovanni XXIII, prestigiosa fondazione di cui adesso ovviamente ci spiegherete che la città di Bologna non può fare a meno, riferimento però di una determinata area politica o area politica a riferimento della fondazione, fate voi. Fatto sta che questa caritatevole giunta tra garantire un diritto sacrosanto ai disabili e fare un regalo alla fondazione preferisce la seconda. L'epoca delle indulgenze sarebbe finita da un pezzo, ma è tempo di elezioni e i disabili per il PD possono tranquillamente aspettare. Nel frattempo all'indirizzo dell'influente fondazione sono già arrivati 4 miliardi di lire in un'unica soluzione dalla regione nel 1998, una fondazione che ha goduto del buon cuore della politica anche nel 2014, quando Zanda, capogruppo PD al Senato, è riuscito a far stanziare il loro favore più di 420.000 euro. Zanda, in palese conflitto di interessi, era giustamente anche membro del CDA della fondazione. Nel 2009 sono stati stanziati 150.000 euro per un progetto di digitalizzazione per lo studio dei concili nel secolo XXI. Nel 2016 questa fondazione ha ricevuto 1 milione di euro grazie al bando del MIUR che qualcuno ipotizzò fosse stato casualmente cucito su misura. Noi non sappiamo se è così o meno, però ricordiamo tra l'altro che Melloni, direttore della fondazione, all'epoca pare fosse anche consulente direttamente scelto del ministro per l'istruzione Giannini, vedi alle volte il caso. E poi questa fondazione ha ricevuto 8.000 euro a maggio di quest'anno per un convegno internazionale di studi storici su Benedetto XV, senza considerare i 250.000 euro della fondazione Carisbo, di cui Melloni è membro anche del consiglio di indirizzo. Ma non contenta, la generosa assessora Petitti nella relazione scrive anche: la Regione si riserva di intervenire per i successivi esercizi finanziari 2020 e 2021 con ulteriori provvedimenti legislativi. Facciamo come con la garanzia delle lavatrici, 3 anni estendibili a 5, che non si sa mai visto i tempi incerti che corre il PD. Tutta questa generosità, lo ammettiamo, ci ha lasciato un po' perplessi. E così siamo andati a cercare i bilanci di questa misericordiosa quanto prestigiosa fondazione. E qui purtroppo la mara scoperta, i bilanci non sono pubblicati. Abbiamo però trovato i donors della fondazione, tra i quali troviamo Banca d'Italia, Unicredit Banca, Intesa San Paolo, Enel, Manutencoop, Coop Service, quindi probabilmente questa fondazione non ha bisogno ancora di ulteriori fondi pubblici. E invece stiamo dando 1,5 milioni di euro senza sapere bene come questa fondazione utilizzi i propri soldi. Quanto siamo generosi! Nel frattempo i disabili possono continuare ad aspettare. Se volete, io sono in contatto con alcuni di loro, li possiamo convocare qui, così glielo dite in faccia che la vostra priorità è foraggiare quello che potrebbe sembrare un piccolo potentato locale, anziché garantire ai disabili un diritto sacrosanto. Io rispetto a questa vicenda francamente rimango anche abbastanza stupita nel non sentire nessuno dei consiglieri di Bologna intervenire e capisco che questa è una questione di competenza sicuramente dell'assessore Petitti in quanto assessore al bilancio. Mi dispiace non vedere qui l'assessore anche l'assessore Mezzetti, per cui sì, benissimo, mi fa piacere perché mi piacerebbe sentire una voce in capitolo, perché questi fondi sono fondi che andrebbero alla cultura e quindi l'assessore di riferimento Mezzetti, che non mi sembra si sia abbia giustificato l'assenza, mi sarebbe piaciuto due parole le spendesse su questo. Ecco, noi di tutta questa generosità faremo volentieri anche a meno. Naturalmente, come abbiamo fatto in commissione, abbiamo presentato un emendamento per destinare tutti questi fondi a chi ha davvero bisogno, quindi a garantire un diritto ai disabili, certi che ancora una volta il Partito Democratico li boccerà.